Eccomi qua, allora, questo è lo scaldacollo Splendor. Come vi avevo detto, avrei voluto fare uno scaldacollo con il filato che mi è avanzato e quindi eccolo qui. Solo che, come potete vedere, come colore principale ho usato il verde e invece il bianco come colore secondario. Però nel montaggio video voi rivedrete i quattro giri spiegati come ho fatto per la maglia, ossia ho preso quei quattro giri, li ho rimontati perché i giri che ho fatto sono sempre gli stessi, sono sempre i quattro giri. E poi lì, essendoci il bianco come colore principale, è più facile vedere appunto come si lavora. Però adesso io vi darò tutte le informazioni appunto per fare lo scaldacollo, in modo tale che poi voi dovete solo andare a vedere appunto come si realizza il giro. Allora, partiamo dal dire che il mio scaldacollo è largo circa 74 centimetri, mentre è alto, ve lo faccio vedere, circa 26 centimetri. Ho lavorato con l'uncinetto del numero 6, quindi ho, per farlo più morbido, invece del 5,5 ho lavorato con numero 6, e mi raccomando, se voi avete una mano stretta utilizzate anche il 6,5, perché come potete vedere la lavorazione viene comunque bella, quindi potete utilizzare anche l'uncinetto numero 6. Potete farla più larga, più lunga, quindi come volete. Ricordatevi sempre che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 3. E che io, per avere la mia larghezza, lavorando appunto con l'uncinetto numero 6, ho montato 72 catenelle, quindi multiplo di 3. E mi raccomando, quindi, se lo volete fare un po' più largo, montate 6 o anche 9 catenelle in più, potete farlo anche più lungo, quindi in questo caso invece di 26 centimetri potete arrivare anche a 30 centimetri, quindi potete fare lo scaldacollo come volete. Io ho preferito non farlo troppo largo e farlo più corto rispetto a quelli che faccio solitamente, proprio perché voglio comunque che sia una cosa in più da mettere, soprattutto quando indosso la maglia, per dare quello stacco maggiore, o comunque da indossarlo quando ho già magari delle maglie che sono un po' a collo alto e quindi non ho bisogno di proteggere troppo il collo, e mi va soltanto bene proteggermi più che altro dal vento quando tira il vento. Quindi ripeto, ho utilizzato l'uncinetto numero 6, ho montato 72 catenelle per una larghezza di circa 74 centimetri e ho lavorato il motivo per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte per arrivare a un'altezza di 26 centimetri. Quindi adesso vi lascio al tutorial. Non vi preoccupate se vi parlo di maglia, perché vi ripeto, i giri che ho montato sono gli stessi che ho fatto per spiegarvi il punto della maglia, e ho deciso di tenere quelli perché lì lavoro col bianco invece che col verde come colore principale, quindi si vedono meglio i giri. Detto ciò, quindi noi ci vediamo come sempre al prossimo video tutorial. Ok, quindi possiamo iniziare a fare il nostro primo giro, e io il primo giro inizio a farlo con il bianco. Andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, e poi rientriamo nella stessa catenella di base e andiamo a fare altre 2 maglie alte, per un totale quindi di 3 maglie alte. Saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza e di nuovo 2 maglie alte. E dobbiamo fare questo per tutto il nostro primo giro. Quindi si saltano 2 catenelle di base. Scusate, mi devo tirare un po' di filo, altrimenti starò sempre a litigarci. Quindi dicevo, si saltano 2 catenelle, si entra nella terza e si vanno a fare 3 maglie alte. E quindi continuiamo in questa maniera per tutto il giro. Si saltano 2 catenelle, si entra nella terza e si vanno a fare 3 maglie alte. Terminato il primo giro, vi farò vedere come andare a cambiare il colore, quindi come iniziare a lavorare anche con il verde, e come andare a fare il secondo giro. Quindi il primo giro, vado nella terza catenella che qui avevamo prima maglia bassa e a maglia alta, vado a fare una maglia bassissima. A questo punto mi aggancio con il filo verde, io poi i fili li nasconderò dopo, e vado a fare una maglia bassissima entrando tra la seconda e la terza maglia, tra la prima e la seconda maglia alta. A questo punto mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. Vado tra la seconda e la terza maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, si ricomincia da capo. Vado tra la prima e la seconda maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Vado tra la seconda e la terza maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, si ricomincia da capo. Vado tra la prima maglia alta e la seconda e faccio una maglia bassa.
vado tra la seconda e la terza, vado a fare un'altra maglia bassa, 2 catenelle e continuo a lavorare in questa maniera per tutto il secondo giro, quindi veramente facile. Dobbiamo solo ricordarci una maglia bassa tra la prima e la seconda maglia alta, una maglia bassa tra la seconda e la terza maglia alta e le 2 catenelle di separazione. Vado veloce in modo tale da arrivare a chiudere il giro. Ok, ho fatto l'ultima maglia bassa. Per chiudere il giro, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa, inizio, scusatemi, no. Prendo il filo e vado a fare una catenella. Prendo il filo, entro dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta. A questo punto devo cambiare nuovamente il colore, quindi recupero il filo bianco, mi raccomando, non tiratelo, e andiamo a fare una catenella. A questo punto entro tra i due gruppi di 3 maglie alte, quindi vedete, entro qui e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, e questa equivale alla mia prima maglia alta. Mi serve per nascondere il filo e per iniziare. Adesso prendo il filo e di nuovo vado tra i due gruppi di 3 maglie alte, quindi vedete, vado qui e vado a fare 3 maglie alte, una, due e 3. E di nuovo vado tra i due gruppi di 3 maglie alte successive e vado a fare 3 maglie alte, una, due e 3. Ancora vado successive 2 maglie tra le successive 3 maglie alte, due gruppi di 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte. E devo fare questo quindi per tutto il terzo giro. Vado sempre tra i due gruppi di 3 maglie alte e vado a fare le 3 maglie alte. Vedete, questo ci consente di nascondere il filo verde e il filo verde si vedrà soltanto qui, ma non più qui. E quindi continuo a lavorare così per tutto il terzo giro. Vi farò vedere come terminare il terzo giro e come iniziare il quarto e ultimo giro. Sto per terminare il terzo giro, ho fatto le 3 maglie alte, rientro dove avevo fatto la maglia bassa e vado a fare 2 maglie alte, una e due, in questa maniera. Devo chiudere il giro, quindi entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassissima. Prendo il filo verde, mi raccomando, come sempre, non tirate troppo il filo, vado a fare una catenella. Entro tra l'ultima maglia, la maglia alta fatta alla fine del giro e la prima, quindi vedete, è come se tornassi indietro e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle. A questo punto torniamo a fare una maglia bassa tra la prima e la seconda maglia alta, una maglia bassa tra la seconda e la terza, 2 catenelle e di nuovo maglia bassa tra la prima e la seconda maglia alta, maglia bassa tra la seconda e la terza maglia alta, 2 catenelle e continuo quindi così per tutto il mio quarto giro. Ora, come avete visto, il primo e il secondo sono giri uguali, così come anche, scusate, il primo e il terzo sono giri uguali, così come il secondo e il quarto. Cambia solamente il modo in cui iniziamo e finiamo il giro. Io adesso voglio finire il quarto giro per farvi vedere appunto come rifare il primo giro e naturalmente nel primo giro, avendo una base diversa, andremo a fare un po' una cosa diversa. Quindi io sto terminando il quarto giro, ho fatto le 2 catenelle, entro tra la prima e la seconda maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. Vado dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Di nuovo cambio il filo, riprendo quello bianco, attenzione a non tirare il filo, vado a fare una catenella. A questo punto mi porto tra i due gruppi di 3 maglie alte e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, e in questo caso vado a fare nuovamente 2 maglie alte, una e due. Perché ho fatto in maniera diversa? Perché questo ci permetterà di avere sempre, vedete, la maglia alta iniziale di inizio e fine giro sempre dallo stesso punto, quindi non andremo a fare la lavorazione che va di lato. Qui è la prima maglia,
Questa è la prima maglia, questa è la prima maglia, quindi l'avremo sempre nello stesso altezza facendo questo gioco di chiusura inizio giro. Quindi adesso continuo a lavorare poi normalmente di nuovo 3 maglie alte in ogni archetto tra le due gruppi di 3 maglie alte dei giri precedenti. Man mano che andiamo avanti con la lavorazione, quindi come potete vedere, noi nascondiamo qui il filo in verde e abbiamo, lo vediamo soltanto qui, e abbiamo questo effetto un po' a diamantino. Quindi io adesso